Questa è l'altra. Allora, un po' di cuore di nel 2015 dobbiamo rinnovare, no? Hai l'accesso qua? No, sì, buongiorno. In diretta. Un po' di dare il bicchierino. Allora, ma va tre così da andare a fare. Vedo che li prenderà. È acceso il microfono anche noi. Andiamo. È acceso il microfono anche noi. Sì, sì. Mi occupo la visuale. Andiamo per l'esempio? Beh. Io dobbiamo partire per forza da una domanda. Cosa è successo stamattina? Mi parli della mia sostanza, è una sostanza dove io forse non le faccio. Quindi è stata una sostanza istintiva, quindi non adesso da affetto d'amore verso una maglia a cui io la appoggiamo e soprattutto altri compagni di Giordano ci sono ogni volta ad esternare ad ogni emozione che viene da un gol, da una vacca della spada, quindi ripeto, è solo un gesto d'amore d'affetto, che non ha al di là dell'atto provocatorio la voglia di sfidare qualcuno, quindi non c'è nessun problema. Solo che secondo me più che altro l'esistenza di questa serenità ha accusato il fatto che sulla scena di un tempo noi abbiamo fatto la sfida di alcune parti che sono state queste polemiche, che secondo me vanno al di là della mia esultanza, ma più che altro, come ho detto prima, della gara, perché comunque il fatto che loro abbiano pareggiato con noi ha fatto sì che comunque Benevento allungasse tutti i quattro lunghezze di loro, quindi niente, noi siamo contenti della prestazione, ma non del risultato, perché meritavamo altro. Ecco, dall'immagine non si vede bene perché tu a un certo punto sparisci dall'inquadratura. Puoi dire di aver fatto solamente quello, hai battuto la mano sul... Ho baciato la mano, sì. Ho battuto la mano sul petto e ho baciato la mano delle porta. Cosa che faccio quasi sempre. Quindi, per me non è una cosa rara. Diciamo, al di là del discorso della Salernitana che poteva aver accusato anche il discorso del pareggio. Sì, no, lo faccio. Il fatto di averlo fatto proprio sotto la purtroppo abbiamo fatto proprio sotto la tua della Salernitana, lo facevamo la volta quattro facevamo. E non sarebbe stato il potere. No, dico si attaccavano da quell'altra parte. Sì, erano... invece per quanto riguarda la partita, cosa vi ha detto? È un pareggio, però potete trovare dei segnali positivi e qualcosa di negativo. Ecco, cosa c'è in questa partita? Sicuramente, come abbiamo affrontato la partita, soprattutto nel primo tempo,
Abbiamo fatto una grande prestazione, però il risultato secondo me sta un po' secco, anche se abbiamo cambiato la seconda della classe con i giocatori di categoria, però il primo tempo soprattutto dovevamo stare non in attiva ma un po' diciamo anche il portiere. Quindi il secondo tempo c'è stata la loro reazione che era diciamo lecita, però noi abbiamo avuto un atteggiamento un po' non come quello del primo, dove anche in situazioni di pressing da parte della sua avversaria noi giocavamo lo stesso, quindi solo da quel punto di vista, però tutto sommato possiamo solo crescere, questo è il guaio. Magari è stato quello di non aver chiuso la partita nel primo tempo, perché l'impressione avete avuto, ecco, l'impressione è che giocate tantissimo e concretizzate molto molto poco rispetto a quello che riuscite a produrre. Il primo tempo abbiamo fatto sotto partita del gioco una grande prestazione. Il secondo, nonostante avessimo avuto la reazione della Salernitana, abbiamo avuto anche delle occasioni, perché comunque c'è stato anche il palo di Minotti e l'occasione alla fine di Agnello sulla palla di Maglia, mentre loro tolte le due occasioni delle due gol che sono diciamo venute per l'attenzione, quindi non ci hanno intenzionato più di tanto, anche se ripeto la loro reazione ci deve essere, perché comunque essendo seconda della classe noi dovevamo dimostrare anche qualcosa, quindi noi ce l'aspettavamo, però ripeto, soprattutto nel primo tempo dovevamo chiudere la partita oltre l'1 a 3. Proprio la soddisfazione del portato via un punto prezioso da Salerno, che comunque è un campo difficile, dall'altro il discorso che comunque siete scivolati in classifica ulteriormente, adesso siete a meno 5 del più 8, e a volata di primavera ormai iniziata è un dato negativo. Noi la classifica non la guardiamo, perché se prima della partita con Barletta erano 8 punti, 10 punti, eravamo quarti, non mi ricordo, comunque eravamo... A Salerno, dopo il 1-1 di Salerno, eravamo a 7 punti da rimanere. Comunque prima di Barletta eravamo quarti, nelle 8, però precedentemente in quelle partite là avevamo recuperato 8-10 punti. Adesso non voglio sbagliare, e quindi noi la classifica non la guardiamo, ci sono ancora 3 mesi di verificare da giocare, quindi c'è tutto il tempo per recuperare, per fare ancora meno, nonostante siamo così un grandissimo campionato, e quindi noi dobbiamo contare già la partita di domenica, che è importantissima, perché ci sono anche degli scambi diretti come Casertana, Lecce, il Matita va per trovare, quindi sono partite abbastanza difficili, però invece noi dobbiamo pensare a noi stessi, giocando sotto questo profilo, intensificando ancora di più, potremmo avere oltre dei risultati positivi. Ed ero giustamente molto convinto del potenziale di questo posto. Cosa ti dà fiducia? Quali aspetti ti danno fiducia per il futuro verso la fine del campionato e su cosa il Poggio deve lavorare? La fiducia me la dà l'allenatore e il gruppo, perché comunque il nostro mister è un allenatore che ci fa migliorare giorno dopo giorno e cerca sempre la perfezione, e il nostro gruppo è un gruppo importante dove non molla mai un'azienda di difficoltà, da sempre oltre il 100%, quindi questi sono i fattori che possono farsi bene, possono portare a raggiungere l'obiettivo. Perché comunque come ho detto prima ci sono ancora 3 mesi, ci sono tantissime gare da giocare, e poi ripeto, prestazioni come quelle di Salerno, prestazioni come abbiamo fatto con altre squadre di vertice, lasciano ben sperare, soprattutto perché comunque noi abbiamo anche immagini di difficoltà principale con cui come è stato il mio prezzo,
No, la bicicletta di personalità, no. Che tipo di... Sicuramente sarebbe di tanto, perché un po' di corso di compagno. Sicuramente i 20 minuti ci possono stare, perché se stai a giocare a Salerno con la prima della danza possono stare. Il fatto è che comunque, come ho detto prima, non abbiamo, diciamo, avuto la, in quei 20 minuti, la, in un attimo tanto della partita, la gestione della palla, perché comunque lui fa, fa la nostra forza, infatti da guadagnare il campo piano piano, quindi ha fatto il possesso palla e arriva piano piano a concretizzare. Nella gestione della palla, diciamo, in alcune circostanze invece di giocare, diciamo, la palla dietro, cercavamo la soluzione davanti, però non avevamo quella lucidità forse nel mentale, quindi far salire la squadra. Però ripeto, ci sta in 90 minuti a soffrire. Più che altro, comunque, come ho detto prima, soprattutto secondo me hanno delle occasioni per chiudere anche la partita. E poi voglio sottolineare che solo il Foggia a Salerno, nonostante la rimonta della fermità, è riuscita a guardare la partita. Tutto che noi siamo una grande squadra, le altre squadre che non sono state rimontate hanno lasciato le imbatti, quindi hanno perso il partito. Mentre noi siamo riusciti ad acciuffarla e abbiamo avuto proprio l'occasione per fare il 3-2. Il calendario dice che ci sono adesso 5 partite, la carta un po' più importante, la squadra di media o bassa classifica. Però anche vero che spesso insomma non c'è almeno finora, in termini di prestazione e di risultati, siamo riusciti a vedere le cose migliori con le squadre invece di vertice. Come da guardare questo ciclo che deve attendere adesso? Il ciclo che ci attende è quello di sono riusciti a entrare partita dopo partita. E attraverso la migliorazione di giorno dopo giorno, perché comunque noi non scendiamo in campo in base all'avversario, noi scendiamo in campo in base a noi stessi, quindi indipendentemente se non c'è il rischio che ci facciamo giocare con un'altra squadra. Più che altro, se analizziamo i dati, noi abbiamo 4 sconfitte, in cui uno in casa con Barletta e l'altra a mezzo in mattina. Tutta la partita con la Messi dove abbiamo pareggiato 0-0, però io non voglio trovare altri, ma il campo si è finalizzato, anche se abbiamo avuto delle occasioni. Ripeto, secondo me non c'è un discorso di squadre di bassa classifica, alta classifica, è un discorso che noi dobbiamo pensare a noi stessi, perché se noi ci scendiamo in campo dimostrando sempre il nostro valore, sicuramente più delle volte riusciamo a portare il campo. Guardando a quel primo tempo, no? Che avete messo sotto per muovere 40 minuti, una delle problematiche più forti, quanto la male c'è per non stare ancora più su per stare al sicuro come vedete ad oggi? Sì, siamo a 5 punti, no? 5 punti. No, il più d'altro è la male, perché comunque dopo che hai fatto un grandissimo primo tempo, e secondo me tanti 20 minuti del secondo tempo, anche il secondo tempo in delle occasioni, cioè, insomma, la prestazione più che positiva, il risultato che non è giusto, secondo me appunto non davano nulla al giorno, però questo mi fa sperare, ci fa una carica di fiducia ancora di più, perché comunque è dimostrato davanti a 10.000 persone di essere non alla pari ma di più, quindi noi dobbiamo andare su questa strada, cercando di fare ancora meglio, perché la classifica dice che siamo a 5 punti di più, quindi dobbiamo fare ancora meglio. E niente, sicuramente con il gruppo e con il nostro allenatore riusciremo a raggiungere l'obiettivo. Sì, sì, arrivarsi incontro, no? Poi in questi casi si pensa meglio magari non in una sfida contro una grande squadra, oppure non fa grossa differenza, diciamo. Sicuramente la munizione della giornalista, perché comunque le circate, come dice lui, adesso gli affetti sono una maglia che ha, poi
l'arbitro mi ha mandato, nonostante avessi avuto una carica da parte di questo giocatore della partita, non la condivido, però purtroppo anche in certi ambienti secondo me stanno condizionare, però ripeto, la munizione per me non ci sta, purtroppo adesso finiamo con il polizia, qui ci sono due gare attività che non sono più mancate. Sicuramente adesso non è che bisogna far bene, cercando sempre la prestazione, perché tutte le volte la prestazione di la risultata. Quindi io già oggi abbiamo un obiettivo di un grazie come giudice finito. Ok. Grazie. Ciao.